Ciao a tutti, sono Maurizio. Oggi facciamo un po' di pulizie sul sassofono. Mi piace periodicamente pulire lo strumento per vari motivi. Innanzitutto per un motivo di igiene, perché comunque si formano dei batteri se non viene pulito lo strumento, e inoltre anche per motivi estetici, perché mi piace avere lo strumento sempre lucido, sempre in forma, e poi anche per un motivo funzionale, perché in particolare il bocchino, se si formano delle incrostazioni sia interne che esterne, possono modificare il suono e compromettere anche un po' il suono. Adesso vi faccio vedere come togliere quelle incrostazioni bianche che si formano intorno al bocchino dopo un po' di tempo che non lo puliamo. E si utilizza un po' di acqua tiepida, aceto e poi un pannetto, uno scottex, insomma quello che è, un pannetto di carta qualsiasi. Quindi mettiamo il bocchino all'interno del bicchiere e ci mettiamo, lo riempiamo d'acqua. Ok, e è caduta tutta l'acqua di fuori, vabbè, tanto poi pulisco. Adesso aspettiamo circa 10 minuti, il tempo che agisca la miscela di acqua e aceto. Allora, 10 minuti sono passati, andiamo a vedere. La prima cosa che dobbiamo fare è controllare appunto le incrostazioni, e con lo scottex le andiamo a rimuovere. Si rimuoveranno con estrema facilità. Poi lo scottex lo rotoliamo in questo modo, in modo tale che non si incastri, e lo andiamo a passare all'interno del bocchino. Poi si asciuga, asciughiamo pure l'acqua qua, se no si rovina il tavolo. E il lavoro è fatto. Vi consiglio di utilizzare acqua tiepida e non bollente, perché l'acqua bollente rischia di scolorire il bocchino, dopo un po' di tempo poi perde anche le sue caratteristiche. Quindi non utilizzate acqua bollente, ma acqua tiepida. Questo è tutto, nei prossimi video parlerò anche di come pulire il resto del sassofono e fare una piccola manutenzione, una cura quotidiana, periodica più che quotidiana. E, abbiamo quindi, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, di mettermi mi piace, di condividere il video, e poi c'è il mio nuovo sito internet che si chiama www.maurizioleonisax.com, e la mia pagina Facebook Maurizio Leoni Sax, e niente, ci vediamo prossimamente. Arrivederci, ciao.